kosze. Już wydawało się, że piłka jest odzyskana, ale nic z tego. Le giocate dell'armonica squadra guidata da Pep Guardiola sono oggetto di studio calcistico ormai da anni. Per alcuni addirittura il team blaugrana esprime il miglior gioco nella storia di questo sport. In Siria però sono andati un po' oltre nell'analisi delle partite. Secondo la TV Al-Dunia, vicina al regime, il Barcellona sarebbe infatti al centro di un complotto per aiutare i ribelli a destituire il presidente Bashar al-Assad. L'emittente sostiene che dietro gli schemi di Guardiola si nasconderebbero in realtà dei messaggi in codice sul contrabbando di armi. Le strategie applicate dalla squadra spagnola contro il Real Madrid sarebbero infatti state utilizzate dalle forze che si oppongono al regime. In un video messo in onda lo scorso dicembre, una voce narrante spiega come i giocatori del Barcellona rappresentino i contrabbandieri e il pallone la posizione delle armi. Quando il fenomeno Leo Messi passa il pallone, sempre secondo la particolare versione della TV siriana, vuol dire che le armi sono arrivate ai ribelli alla città di Dire Azur. Al-Dunia mostra anche, seppur in modo fumoso, la somiglianza tra le geometrie del calcio di Guardiola e la cartina geografica della Siria. Una storia molto curiosa per il Barcellona, sperando che gli intricati fraseggi del Pep Team non mandino in confusione anche i ribelli anti-Assad.